Buongiorno, bene, cosa combiniamo oggi di bello? Beh, oggi combiniamo gli gnocchi verdi con la verdura, patate e verdura. E poi li andremo a condire in vari modi. Li faremo con salsicce e funghi, con la verdura e il guanciale e un altro piatto invece col pomodoro per chi proprio non sa resistere al sughetto rosso. E ci mettiamo salsiccia e guanciale, una cosettina così, ma veloce veloce. Per cui cominciamo. Abbiamo messo sul nostro piano di lavoro la farina fontana, abbiamo lessato le patate in acqua fredda fino a che la forchetta non si sfila, e abbiamo le nostre patate, abbiamo la nostra verdura. In questo caso abbiamo le ramoracce, come abbiamo detto, per fare queste preparazioni vanno benissimo perché è una verdura dolce, quindi o potete usare queste, o la bieta o gli spinaci. Le abbiamo già sbollentate in acqua e le andremo a passare con il passaverdure. Preferisco, il frullatore non mi piace molto perché che succede? Quando il frullatore ad immersione sminuzza, sminuzza e brucia le fibre e quindi si perde in gusto e in nutrimento. Buongiorno a tutti. Ok, bene, abbiamo un po' di persone, ricapitoliamo. Stiamo preparando degli gnocchi di patate e verdura che poi andremo a condire in diversi modi. Abbiamo messo la farina a fontana, abbiamo preparato il nostro pasta verdure. Con i buchini, questi più grandi, andremo a passare le nostre patate lesse. Quindi procediamo prima con le patate. Prendiamo le patate tranquillamente. Ecco qui, faccio vedere, mettiamo nel nostro passaverdure. Mi dispiace che per le inquadrature, ecco qua, passiamo in questo modo tranquillamente, passiamo le nostre patate. Così o con lo schiacciapatate va benissimo. Adesso, siccome passiamo anche la verdura, questo ci servirà per la verdura, ho optato per questo, senza mettere in campo troppi attrezzini. Questo va bene per tutte e due, sia per la verdura che per le patate. Buongiorno Antares, buona giornata. Hai un nome stupendo. Ecco. Abbiamo quasi terminato. Eccoci qua. E passiamo le nostre patatine. Facciamo il volo. Quasi fatto, e poi passeremo a passare la nostra verdura. Eccoci. Benissimo, ci siamo. A posto. Le nostre patate le abbiamo passate. Bene. Le mettiamo qua. E adesso andremo a passare la verdura. Eccola qua. Magari la tagliamo un pochino. Come vi dicevo, verdura dolce, quindi o bieta o spinaci. Qua, ad esempio, ci sono anche altri, c'è anche la bieta rossa. Se li volete fare colorati potete mettere pomodoro, le barbabietole, anche le barbabietole. La nostra verdura fa i capricci. Ok,
perché non l'ho. Vediamo un pochino, se no non si passa, fai capirci proprio. Ecco. Facciamo questa facendo un po' di capiccetti, eh? La tagliamo un pochino, vediamo così, andiamo. Iniziamo, ecco, sicuramente adesso faremo prima, l'abbiamo sminuzzata un po', eh? Ecco, adesso bene. Okay. Un po' di capricci questo pasta verdure, però ci stiamo riuscendo, eh? Vediamo un altro po' e la smuzziamo. Potete anche metterla semplicemente sminuzzata la verdura, tranquillamente, almeno sentite il sapore della verdura. Ecco fatto. Insomma, ci stiamo litigando con questo pasta verdure, oggi non ne vuole sapere. La mettiamo sminuzzata. Allora, negli gnocchi li potete insaporire anche con del formaggio, se vi piacciono. Potete mettere del formaggio all'interno tranquillamente. Si possono inserire dei funghi porcini, del tartufo. Comunque è un impasto che si presta molto ad essere insaporito con altri ingredienti. Non semplicemente anche con, solamente con le verdure. Eccoci, l'abbiamo fatto. Ci siamo, eh? Ecco fatto. La nostra verdura. Fatta appunto cotta cotta, non mi piacciono le cose troppo cotte, quindi eccoci qua, perfetto, ecco fatto. Bene ragazzi, ci siamo a posto, abbiamo fatto anche con la verdura, eccola qua, ecco la nostra verdura, benissimo. E mettiamo anche un uovo, ci aiuterà a legare di più. Mettiamo un uovo e andiamo ad impastare.
nostri gnocchi. Chiaramente con le verdure vi prenderanno più farina perché la verdura tira fuori un po' di liquidi, anche se questa era bella asciutta. Ecco qua. Possiamo mettere anche un altro uovo. Aiuterà a far levigare bene l'impasto. Come vi dico sempre, sentite i vostri impasti, li dovete sentire. Perché? Che dipende dall'umidità, dalla materia prima, se le patate sono asciutte o hanno tanta acqua, quindi a seconda della materia prima dovete andare a mettere più o meno farina, più o meno uova. Ciao Enzo! Eccoli qua, i nostri gnocchi stanno già prendendo, il nostro impasto è già quasi pronto, è molto veloce. Eccoci qui. Pronto. Abbiamo fatto. Ecco. Siamo pronti, avete visto? L'abbiamo già fatto. Grazie Alessandro. Oggi faremo degli gnocchi e andremo a condire in vari modi. Gnocchi però verdi con le verdure all'interno. Patate e verdure. Ecco qua, il nostro impasto si può dire che è pronto. Poi lo lasceremo riposare un pochino. Ecco qui. Benissimo. Ecco fatto. Abbiamo già fatto. Ciao Salvatore, buongiorno anche a te. Qua. I nostri gnocchi pronti, li lasciamo riposare e nel frattempo che riposano, sempre nel frattempo, prepareremo i nostri condimenti. Quindi questo lo lasciamo riposare e poi faremo i nostri gnocchi in modo molto semplice, semplice e veloce come sempre. Ecco fatto. Bene. Lasciamo qui e ci trasferiamo dall'altra parte e andiamo a cucinare i nostri sughetti. Mi lavo le manine, ovviamente, e sono subito da voi, eh? 2 secondi proprio. Spostiamo la telecamera. Veniamo di qua e vediamo come possiamo preparare i nostri gnocchi. Saremo velocissimi, veloci, veloci, veloci. Ecco, metteremo in campo tutta la potenza di fuoco. Eccoci qua, eh. Togliamo un pochino di farina che ci dà fastidio, ok, e ci trasferiamo, ecco qua, fortunatamente ho una cucina bella grande, ecco qua, ci troviamo nella zona cottura, bene. Ok, vediamo un po' se riusciamo ad inquadrare. Perfetto. Cominciamo con questa padellina, olio, cucchiarelle già pronte. Allora qui faremo salsiccia e funghi. Prendiamo il coltello. Mettiamo un pochino d'aglio,
che mettiamo i funghi. Ok, così va meglio, ci vediamo un po'. Bene. Allora, abbiamo messo l'aglio. Peperoncino se vi piace, io un pochino ce lo metterei appena appena, dà un po' di carattere al nostro piatto. Ci mettiamo la salsiccia, eccola qua, un pochino di cipolla, appena appena. Mettiamo la salsiccia e facciamo risolare. Ciao Sergio! Eccoci qua. E mandiamo a risolare. Ok. Altra padella. Prendiamo il nostro fuoco. Mettiamo un pochino d'olio. Bene. Un pochino di peperoncino anche qui. Ok. E qua ci mettiamo un pochino di guanciale. La nostra salsiccetta. Un pochino di cipolla. E li facciamo con il pomodoro. Quindi, guanciale. Mettiamo nella nostra padellina un pochino di cipollina, senza esagerare. Ok, pronta la cipolla e la nostra salsiccia anche qua. Bene, e mandiamo e facciamo rosolare. Mettiamo. Allora, qua possiamo aggiungere i nostri funghi di porcini. Ok, perfetto. E andiamo. Questa la dobbiamo far soffriggere. Bene, poi ne faremo un'altra preparazione invece con la verdura. Quindi mettiamo l'olio, prendiamo un altro fuoco, bene, abbiamo acceso. Il profumo qua. Ok, mettiamo un pochino di vino bianco e andiamo e facciamo sfumare qui. Qua mettiamo il peperoncino. L'aglio, ok, perfetto, e un po' di guanciale, è bella perché il guanciale va per tutto, è buono. Darà un buon sapore. Ecco. Qui.
qua abbiamo fatto andiamo a rosolare tutto quanto, andiamo a rosolare tutto per benino, qui metteremo il pomodoro e il passante no. Prendiamo la nostra verdurina e la tagliamo a pezzettini. La vinciamo un pochino, se no è troppo. Ok, abbiamo tagliato la verdura un pochino a pezzettini e la mettiamo insieme al nostro guanciale. Mettiamo un pochino di sale, ecco qua, un pochino di sale anche qua. Siamo ragazzi, stiamo procedendo. Eccoci. Intanto le nostre cotture proseguono. Io mi attrezzo per il mio. Siamo pronti. Anche i pasti. Come vedete siamo molto molto veloci. Ciao Jim. Ciao, salutami Chicago. Ecco qua. Come vedete siamo stati velocissimi nella preparazione. Qui ci vorrà un pochino più di tempo per questi con il pomodoro. Qua. Ecco qua. Allora, il nostro condimento per 15 porcini è pronto. E lo possiamo spegnere. E lo lasciamo qui. Ok, questo pure un altro pochino. E siamo pronti. Dopo mantecheremo con il formaggio. Ecco qui. Una bella rosolatina. Tutta tutta. Prende più sapore il piatto. Mi raccomando, fate sempre rosolare bene. Si devono caramellare. Prenderanno molto più sapore. Mettiamo un pochino di vino, ecco fatto, un po' di vino bianco e lasciamo sfumare. Aspetta, diciamo una vista sempre poco tutto, ecco qua. Abbiamo preparato anche della polpa di pomodoro che andremo a mettere in quella padellina lì. Siamo. Ok, possiamo spegnere anche questa con le verdure e questa deve andare ancora avanti, però ci trasferiamo di nuovo dall'altra parte, andiamo a vedere come preparare gli gnocchi. Ok, ci siamo di nuovo, eccoci qua.
Bene. Eccoci qua, siamo di nuovo al nostro tavolo di lavoro. Possiamo preparare i nostri gnocchi. Abbiamo preparato il piano per metterli. Abbiamo infarinato. Ecco. E possiamo preparare i nostri belli gnocchetti. Sono gnocchetti tanto piccoli, no. Facciamo dei belli gnocchi. Ok. Semplicissimamente così. Come vedete, molto veloci. Allora, gli gnocchi potete, quando li preparate, se sono tanti, potete anche pestarli tutti tranquillamente. Poi in un secondo momento li potete bollire. Sicuramente oggi questi gnocchi sono un bel po'. Li andremo a condire tutti. D'altra parte, quando si impasta, un minimo sindacale bisogna farlo. Quindi fare impastare una porzione di gnocchi la vedo un po' dura. È un po' difficile. Ecco qui. Ci siamo, eh? Vedete qual semplice? Andiamo a vedere come procede. Ancora ci vuole un pochino e metteremo un po' di pomodoro. Siamo quasi anche col sughetto rosso, eh? Metteremo un po' di pomodoro e per chi proprio ama solo il sugo di pomodoro. Ci siamo. Ci possiamo ritrasferire di là, eh? Facciamo questi e andiamo di nuovo nella nostra zona cottura, anche perché dobbiamo mettere il pomodoro sul nostro sughetto rosso. Così. Ok, e con questi anche ci siamo. Ci ritrasferiamo. Ecco qua. Prendiamo il formaggio. Eccoci qui. Ciao Roberta. Grazie. Grazie, lo so, ogni tanto me lo dicono che somiglia un po' alla nostra cara Lollo. Abbiamo dei tratti somatici abbastanza simili, è vero. Ecco qua. Bene. Ci siamo, ecco qui, possiamo mettere
il pomodoro. Mettiamo un po' di pomodoro. Ecco. E lo facciamo cuocere. Aggiungiamo un pochino di sale. E anche lì siamo pronti. Hai visto? Siamo stati abbastanza veloci. Non ci è voluto molto. Quindi mettiamo un pochino di sale, facciamo un pochino più di luce. Ok, abbiamo messo il sale. E possiamo cominciare a cuocere i gnocchi con i nostri sughetti già pronti. Quindi cominciamo con quello con i funghi. Procedere alla cottura. Ecco i nostri gnocchi, rimaniamo in acqua semplicemente, i gnocchi vanno buttati giù, come vengono a galla devono essere scolati. Ecco tutto. È un tripudio di profumi. Prendiamo un'altra cucchiaiella. Quante cucchiaielle ha Roberto? Tante, tante. Mettiamo un po'. Farmi qualche domanda nel frattempo vi posso rispondere. Bravissimo. Quindi la galla, bene di casa. Sempre con il nostro attrezzino, così li prendiamo. Mettiamo perfetto. Andiamo a mettere ancora un po'. Abbastanza rendimento per mettere ancora un po' di gnocchi. Così. Poi mantichiamo, andiamo con il formaggio e siamo pronti. Assorbire un po' il condimento, dopodiché metteremo un po' di formaggio per andare a fare una bella cremina. Sono pronti, ragazzi, i nostri verdi con funghi e salsiccia sono pronti. Abbiamo qui il nostro formaggio, prendiamo il cucchiaio. Abbiamo spento il fuoco, mi raccomando, spegnete il fuoco.
Dopodiché, ecco, perfetto, i nostri gnocchi sono pronti. Prendiamo il nostro piatto, eccolo qua, un bel piatto da riempio, ecco qua. Un po' di formaggio. Bene, questi sono pronti, con i funghi e salsiccia. Hanno un profumo divino. Poi procediamo con questi, con le verdure. Questo sta andando. Mettiamo in cottura i nostri gnocchi. Ok. Solito procedimento. Mettiamo questa di qua, ci siamo anche con questo al pomodoro, ecco qua, questi con le verdure e il guanciale, è un qualcosa, c'è un profumo indescrivibile. Potete anche, se volete, avete una cena, fare queste tre preparazioni e preparare i piatti, un bel trittico, potete farlo tranquillamente. Possiamo scolare. Ciao Matthew, salutami l'Arizona. Ecco qua. Ecco fatto. Ecco qua. Mettiamo sempre un pochino di acqua di cottura, così possono andare bene. Guardate un po'. Ok, a questo punto spegniamo il fuoco. Prendiamo il formaggio, come abbiamo fatto prima, via, giriamo, i nostri gnocchi sono pronti, perfetto, mettiamo nel nostro piatto, qua. Questi sono con guanciale e verdura e formaggio, anche questi profumatissimi e buonissimi. Bene, ultimi, andiamo a preparare quelli con il nostro sughetto rosso, che è pronto, avete visto? Proprio la velocità della luce, prepariamo i nostri gnocchi rossi,
mettiamo. Mettiamo bene la galla. Il nostro sughetto pronto. Ci siamo ragazzi, abbiamo terminato. Poi vi farò vedere come possiamo comporre tranquillamente un piatto con tutte e tre le nostre preparazioni. Magari avete una bella cena e volete fare una bella figura con i vostri ospiti, se vi divertite a fare. Poi, chiaro, io ecco qua, possiamo mantecare, facciamo assorbire bene bene il sugo. Mettiamo questa. Facciamo prima, ecco qua, andiamo a assorbire bene bene il condimento. Ricordiamo, qui abbiamo messo salsiccia, guanciale e pomodoro. Siamo pronti. La nuca dell'Arizona. Ecco. Magari un giorno ci verrò. Magari. Ok, ci siamo. Siamo pronti anche con questo bel piattino. Teniamo il fuoco. Sempre mantechiamo con il formaggio a fuoco spento. Questa è una cosa che va fatta a fuoco spento. Bene. Oh, ecco qua. Bene, 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 bene. E abbiamo fatto. Perfetto, ci siamo, siamo qui, nostri gnocchi, bene, e abbiamo fatto anche con questi, eccoli qua, anche i nostri gnocchi con il sughetto sono pronti. Ci mettiamo un po' di formaggio sopra. Benissimo, bene, abbiamo fatto degli gnocchi verdi, patate e verdure, li abbiamo preparati con funghi e salsiccia, salsiccia, guanciale e pomodoro, con le nostre verdure, guanciale e formaggio. Beh, non vi dico che profumo, vi do un bacio, un abbraccio a tutti. Non so, forse può darsi pure che domani la prepari stasera, bravissimo. Domani faremo un'altra ricettina, vado al lavoro, può darsi pure che domani mattina presto, prima di partire per il lavoro, qualche cosina preparo. O quando rientro, vediamo, vediamo come va la giornata. Quindi vi rinnovo un abbraccio, un bacione, ciao ciao ragazzi, ci vediamo alle prossime scene.